Presidente Cimino, siamo all'ingresso del Consiglio regionale d'Abruzzo, oggi una giornata storica per l'Ordine dei giornalisti del Molise perché da questa giornata in avanti l'Ordine regionale sarà su una carta, la carta di Pescasseroli. Beh, oggi centenario del Parco Nazionale Abruzzo Molise e Lazio, tre ordini dei giornalisti insieme, sempre Lazio, Abruzzo e Molise, abbiamo firmato la carta di Pescasseroli che è la prima carta deontologica siglata anche dal nostro piccolo ordine che quest'anno compie i 20 anni e siamo orgogliosi di aver messo a segno questa importante esperienza che resterà negli annali della storia del nostro piccolo ordine regionale. Una carta che deve far riflettere su tutte le tematiche che quotidianamente affrontiamo, l'inquinamento del suolo, dell'aria, del mare e che dobbiamo cercare di portare all'attenzione della gente con un'informazione decorosa realizzata da chi è esperto in materia. Quindi parlare di ambiente ma anche parlare con gli esperti di questa tematica perché a volte commettiamo delle imprecisioni, quindi per questo si scrivono i protocolli d'intesa e le carte deontologiche per cercare di invogliare l'opinione pubblica ad affrontare le tematiche e a riportarle sugli organi di informazione con la dovuta perizia.